Bella, sì, siamo pronti per una nuova avventura. Stiamo per partire, se andiamo a fare un giretto, ma te volevo far vedere al volo un work in progress fatto che non t'ho tenuto aggiornato, però è uscito così, c'era tante cose. Guarda un po'. Tanta roba, eh? Per quando arriviamo nei posti wild dove non c'è sta luce la notte. Con il montaggio dell'interruttorino lì sopra e la spia della temperatura esterna, così stiamo pronti proprio a work in progress. Poi devo far vedere qua, siamo pronti, vanno via le modifiche fatte. Allora, ho finito tutto l'insonorizzante, è arrivato, ho messo altre toppe là sopra. Penso che così è sufficiente. Mi manca da fare i due sportelli davanti e tutta la cabina, che però farò poi con calma in settimana. Ho acceso il frigorifero con la power station, lì già mi segna 6 gradi, perciò dovrebbe sta bene. Spesa fatta. Qui ho accorciato l'uscita dello cinesino che era troppo lunga, dava fastidio. Qui ho fatto i tagli dei sportelli. E poi in un secondo momento ci famo il pannello e ci famo lo sportello che apre e chiude per mettere dentro le cose, vedi? Così ho il vano porta oggetti, che l'ho fatto sia lì che di qua. Qui l'ho fatto piccoletto, da quest'altra parte uguale. E ho pulito tutti quanti gli sportelli, che resta tutto pulito, che se te ti ricordi dai video che l'hai visto era tutto rovinato, eh? E poi qui ci andremo a fare uguale, uno sportellino, e famo il pannelletto e chiudiamo tutto. Senti come chiude già, eh? Senti le differenze, oh, da paura, eh? Senti che roba. Proprio un'altra cosa. Vabbè, dai, se parte, bella, sì. Partenza. Borbotto! Andiamo. Per piano 50 euro, Andiamo. andiamo all'Abruzzo, abbiamo deciso così all'ultimo minuto, sono le 16:25, andiamo a pescare là vicino, andiamo a fare un po' di rotaccia a sto furgone, no? Io non mi sono portata manco il giaccone. Sì, perché abbiamo improvvisato, dovevamo andare vicino casa, poi ho cambiato idea, stanno facendo on the road. Bene, non siamo, No, non siamo, un po' infermi, Infermi? infermi. No. Vabbè, andiamo piano piano, adagio adagio, Sì, quello sicuramente, adagio, adagio. Più adagio del più ancora. Ancora. Ora pit stop. La zingarella, se vuole prendere una cosa che fa merenda, io pure. Quello sta a lavorare e posate. Insomma, andiamo dentro, se sta piove, ammazza pure freddo fa, oh! Aiaia! Tanto che aspettiamo la zingarella, famo sta merendina al volo, abbiamo cambiato programma all'ultimo, capito? Però mi sta più a fame, se l'ho fatte le 5. Dice, che cazzo te mangi? O yogurtine, sì. Al caffè però è buono. Ma hanno messo un po' secca. Ho fatto delle analisi, non mi hanno trovato in forma. Mi hanno detto devi fermarti da mangiare e da bere. Cazzi vostro. Vabbè, vediamo qua. Faremo qualche giorno e poi vi dobbiamo ripetere l'analisi. Buona zia!
fermati a fare la data, l'ho documentato. Cioè, avevo voglia di... si chiama Kinder Cereali, giusto? Mi sono fermata alla autogrill a prendere Kinder Cereali. E poi ho trovato questi, ho trovato in offerta, giusto? Mi hanno fatto gola e ho preso. Questi, che so, aspetta, 20 biscottini costano 2,80 euro. Vado per patà, mi accorgo che un Kinder Cereali 2,20 euro. E io con quanto? Ho posato. Ha fatto bene. Ho fatto proprio uno scontrino. Io invece sto male e mi sono mangiato lo yogurt, ti risparmiato e comprato a casa. Va bene, no? Vabbè, poi stasera però che mangiamo? Come fai stasera? La pasta o il pollo? Pollo e patate. Pollo e patate surgelate! Surgelate! Ho scoperto sta cosa, un'amica mi ha fatto scoprire. Numero uno! È peggio di me, non gliate un cazzo! Sosta, qui c'avevamo un boschetto, vabbè tutto buio, non si vede, abbiamo testato le luci del rigenerare, non si batte, e questa è la sosta, una sosta dice nuova, ci stanno pure i cani, vabbè ora tra un po' prepariamo da mangiare, abbiamo fatto le 8:30, ora dalla cena, Zingarella prepara la cena, quella sotto, eh? Io mi sono mangiata il panino qua perché. Maiala! Ma scusa, abbiamo questa piccolina? È più quella piccola stasera, che cazzo mi frega a me? Madonna che cucinetta che t'ho fatto, eh! Sei proprio una grande signora, eh! Ma dici c'entra? Vabbè, però non è che tu cuocio. Sì, l'avevo visto. Prendi l'accendino, pila sul fuoco, 4 sarti in padella e l'uomo campa. Oh, una volta io se... mi nonna gli si accappona la pelle, le fa mangiare i 4 sarti in padella. Basta, basta, E voilà, come se non ci fosse lì. Un domani. C'è pure mozzica. No, non mozzica. Troppo aperto, chiudi. Ah, vedi? Io invece pensavo al contrario. No, no. Ma è così, noi donne si è alzate le 4 e ha fatto lo stufato. Mo c'ha tempo di cottura 10 minuti e calma. L'uomo campa. Ciao Lucia. Ciao Lucio, ho dormito male. Stanno a fare un furgone party. Ho proprio acceso la... con tutti i camper grossi, lunghi, tutti del furgone mio state, mortacci vostra. Io schiappo tutto dentro stasera. Ah, ok. Eh? A chi? A sticchio. A sticchio glielo schiaffo tutto dentro a sticchio stasera. Un pezzo, stasera un crapetto sticchio. Voglio sapere una cosa. No. Proprietaria di camper di 7 metri, perché tutti qua dentro state? Perché è intimo. Vero? Ti piace? Stiamo conversando. Senti, vengo a conversare con voi perché io... Mi stiamo a far neri. Sì? Sì, sì. Vabbè, fateci neri, io entro. Che vuoi? Ah, ma cazzo, se ne sono nati da fuori fa freddo, che cazzo vuoi? Io me ne vado, sto qua con voi. Non ve lascio da soli. Gabriella sta aspettando. Gabriella se n'è da farvi te. Com'era Asso del bastone? No, a X.
a 4 le coppe, 4 dei bastoni. Ai 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 ai. Sei pronta a fare inne? Questa coperta non mi piace. Super lettona coperta abruzzese, ma che dici? Che dici? Ci siamo, eh? Coccola. Mo' da coccola? Guarda che signora che te faccio fa. Buonanotte, sì. Buonanotte. Buonanotte.